appena concluso la partita di Coppa Lombardia contro l'Iseo. Abbiamo utilizzato questa partita qua per pianificare un po' e preparare la partita per sabato prossimo contro l'Arcor di Solesina. E devo dire che le ragazze sono state molto brave. Stiamo testando Beschi come palleggio perché Papa è ancora fuori e anche Di Giulio ha avuto dei problemi di salute in questa settimana, anche se poi oggi c'era e poi abbiamo provato anche lei. Sono molto contento per l'andamento di Beschi perché sta prendendo sempre più padronanza in sé e soprattutto sta prendendo in mano bene la squadra e gli attaccanti stanno dando molta fiducia. Quindi abbiamo giocato molto bene per il 2-7, ho testato la squadra, abbiamo avuto una buona personalità, una buona costante sui servizi e vedo ragazze molto determinate a voler ottenere il risultato. Il terzo set ho provato dei new entry in questa categoria qua, oggi è toccato a Vukovic che è 2005 e poi anche a Martinelli che è addirittura 2006. Sono entrati un po' titubanti inizialmente, che chiaramente ci sta per l'età e per l'inesperienza, e poi pian piano hanno preso un po' più fiducia nei propri mezzi e comunque mi sono piaciute in campo. Il terzo set poi ci è scappato via, giustamente a mio avviso, perché loro due abbiamo provato anche a far entrare piano piano Salvetti, che non può ancora saltare per via della caviglia, un po' chiaramente lavorare in traslocazione e quindi l'abbiamo utilizzato come libero. Lei mi è sembrata un po' titubante, un po' incerta, insicura e soprattutto in ritardo sulle traiettorie in ricezione. Oltre a loro oggi ha giocato anche Miljojković, che la stiamo pian piano facendo rientrare anche lei perché è rimasta fuori fino a settimana scorsa per via della mononucleosi e pertanto ha bisogno di campo per riguadagnare fiducia in se stessa e sta facendo molta fatica ed è comprensibile, però pian piano penso che si recuperi a breve. Infine sono molto fiducioso per la partita di sabato e sarà un bel test per noi per capire di che stoffa effettivamente siamo e quali obiettivi alla fine ci vogliamo imporre, perché se questo vince anche contro la quarta in classifica sarebbe un bel segnale, insomma, nel volere incentivare il nostro andamento in campionato ed ambire ad una posizione molto interessante.